Dopo il rilancio della sua serie calcistica nel 2015, Konami si era limitata a degli interventi tutto sommato limitati a PES. Nel 2016 e nel 2017, infatti, le modifiche erano state molto leggere per quanto evidenti. Una cosa che è destinata a cambiare con PES 2018, che è stato annunciato in questi giorni, anzi presentato in maniera più approfondita in questi giorni a Los Angeles alle 3 2017, che ho potuto provare proprio oggi, purtroppo attraverso solo un paio di partite, ma che sono bastate a farmi capire come effettivamente il gioco di Konami sia davvero cambiato. Non è stato rivoluzionato, non è stato buttato via tutto quello che di ottimo era stato fatto prima, perché sarebbe stato effettivamente abbastanza folle, ma qualcosa è davvero cambiato. È cambiato il sistema di controllo, ma soprattutto sono cambiati i pesi, le reazioni, l'inerzia, la velocità generale di gioco, che quindi non tradisce completamente quello che è stato PES fino ad oggi, ma dà delle sensazioni differenti. Nel bene, ma anche un po' nel male. Nel bene perché comunque ci sono tantissimi nuovi modi per gestire, con cui i giocatori gestiscono la palla quando sono in situazioni particolari, per esempio con la palla a mezz'aria o durante un contrasto. Quindi molta più carne al fuoco, molti più modi di muoversi e anche una gestione del dribbling un po' più precisa, perché è ancora tutto un po' più lento rispetto a prima, ma anche un po' meno di esplosività sugli scatti, un po' meno quegli strappi che perlomeno personalmente ho sempre apprezzato molto dei PES più recenti, che riuscivano a dare una dinamica quasi imprevedibile alle partite. In tutto questo ho visto anche, come sempre, dei movimenti di squadra strepitosi, che sono il vero punto di forza assieme ai modelli poligonali dei calciatori del nuovo PES, nel senso di quello che ormai giochiamo da 3 anni. E anche qualche piccolo problema però sotto questo punto di vista in qualche copertura sulle fasce, che mi è sembrata un po' lenta da parte dei difensori, un po' troppo facile per gli attaccanti riuscire a incunearsi, ma tutto sommato ho giocato, ripeto, solo 2 partite, è impossibile dire se potesse essere un limite o da andare a correggere del gioco vero e proprio, o semplicemente la mia gestione della squadra, che è assolutamente credibile. Rimane per il resto un gioco bellissimo da vedere, con anche un po' di attenzione in più per tutto ciò che fa da contorno, per esempio delle inquadrature durante i gol sulle esultanze dei giocatori un po' più dinamiche. Tornano alcune modalità, oppure fanno il loro ingresso altre modalità che non c'erano, come le modalità 2 contro 2, 3 contro 3, anche online, anche in cooperativa, diciamo sulla stessa console. Torna la modalità che permette di scegliere 3 squadre e poi lasciare che sia il computer a selezionare 11 giocatori da quelle 3 squadre, insomma si chiama random match, è un po' particolare, c'era stato in passato. Ed è uno dei ritorni, assieme poi a tante icone del calcio che non sono ancora state annunciate, tranne Maradona e Usain Bolt, che non è una vera e propria icona del calcio, ma sarà una sorta di agente extra destinato a chi prenoterà il gioco. Quindi per adesso è tutto con PES 2018 da Los Angeles, alla prossima.